Quindi qualcuno mi ha già sentito in queste circostanze sottolineare il disagio che ho dove essere un dottor, un tuttologo. Credo che molte persone qui presenti in sala di questa materia sappiano più di me, abbiano una sensibilità decisamente più approfondita. Però è anche giusto che un sindaco porti una voce collettiva, riassuma, e qui mi ha aiutato Marco, anche altre persone, alcuni concetti che ricostruiscono il percorso che c'è dietro. Noi ci siamo insediati a fine maggio e abbiamo trovato in eredità delle cose importanti, che sono anche una responsabilità da coltivare e da mantenere viva. Una di queste eredità si chiama Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, questo famoso PAES, che era stato approvato nello scorso febbraio. C'è stato uno sforzo importante alle spalle per arrivare a quel risultato, uno sforzo di contenuti, che li vedremo meglio nel corso della serata, ma anche uno sforzo di metodo, perché dietro c'era un ragionamento legato alla progettazione partecipata, che era uno degli elementi fondanti che aveva portato la Giunta, il Consiglio, ma soprattutto la cittadinanza a condividere questo percorso. Vi confermo che anche questa amministrazione dà molta importanza a questo concetto di partecipazione alla cittadinanza, e la serata organizzata in questa modalità è l'ennesimo appuntamento che cerca di dare continuità. In questa scelta c'è anche una constatazione che rientra sotto gli occhi di tutti. Abbiamo la necessità, un'estate come quella che abbiamo appena vissuto insieme ci dice a gran voce che dobbiamo invertire la rotta, che c'è un processo che va assolutamente affrontato con responsabilità e con urgenza. C'è una dimensione ampia, globale. Quest'anno la data è 19 agosto, il mio inglese è un po' deficitario, Heart Overshoot Day, è stato il punto in cui abbiamo consumato le risorse a disposizione, il fabbisogno umano di risorse che da quel giorno eccede la capacità rigenerativa del pianeta. È un po' come quello delle tasse, no? C'è un giorno dell'anno in cui cominciamo ad accantonare le riserve per le nostre famiglie. Prima abbiamo provveduto responsabilmente a pensare a delle necessità collettive. C'è qualcosa di analogo anche per questo aspetto, che purtroppo ogni anno si restringe. È un processo che va avanti ormai in maniera preoccupante. In 8 mesi abbiamo consumato tutti i beni a disposizione, e da metà agosto, quindi fino alla fine dell'anno, stiamo consumando oltre quanto ci possiamo permettere. Questo credo anch'io l'avevo già sentita, questa sottolineatura ci viene presentata in TV, nelle trasmissioni di settore, però colpisce, no? Come purtroppo un trend che non va nella direzione giusta, ma va a peggiorarsi. È un dato allarmante che gli esperti del cambiamento climatico e le Nazioni Unite ci segnalano. Lo stesso segretario generale Ban Ki-moon ha ammesso che l'influenza umana sul sistema climatico è ormai evidente, innegabile, e che dobbiamo agire rapidamente in modo decisivo per limitare questi cambiamenti climatici e costruire un futuro migliore. Lo vediamo. Io sono stato a Bruxelles 4 giorni e sembrava di essere in una dimensione quella che avevamo noi fino a qualche anno fa. Non so se sia stata una circostanza casuale questa concentrazione in questi mesi disastrosi, però tornare a casa e ritrovare la pioggia, ritrovare i corsi d'acqua, il Dimonchio compreso sotto casa mia, sempre pieno, è un dato che così parla di qualsiasi altro ragionamento. C'è una dimensione locale, però, ecco, abbiamo parlato della dimensione nazionale, c'è una parte che possiamo fare tutti. È vero che le istituzioni, le grandi imprese devono fare molto, però, e l'ha testimoniato bene l'intervento di prima, nella dimensione intima, familiare, anche proprio di Sant'Orso, che si può provare a intervenire. Dobbiamo essere convinti di questo. Il primo lavoro che ha portato al PAES è stato quello di fare l'inventario delle emissioni. In sostanza sono state studiate le diverse fonti del territorio comunale che generano emissioni, e ne è emerso che le nostre case, le proprio private nostre, costituiscono quasi il 30% del totale delle emissioni del paese. È proprio da questo dato, da questa quotidianità che ci chiama tutti a essere responsabili, che dobbiamo partire se vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati, importante. Il Comune Sant'Orso si è dato l'obiettivo entro il 2020 di abbattere di almeno il 28% le emissioni di CO2. Il video è molto bello, tra l'altro, è stato curato
con immagini, con la giusta sottofondo musicale efficace, ci dimostra che non è soltanto un onere. Rendere più efficienti le case è un'opportunità di risparmio economico, ma è anche una scelta filosofica di rispetto dell'ambiente e guardare alla prospettiva che tutti dichiariamo di voler avere a cuore, quella dei nostri figli, delle generazioni che vengono avanti. C'è una parte che riguarda anche il sottoscritto, l'amministrazione che rappresento. Noi contribuiamo indirettamente al 5% delle emissioni di Sant'Orso con i nostri edifici di proprietà, la biblioteca, le scuole, l'edificio del municipio. Stiamo provando a fare anche noi la nostra parte. In questi mesi abbiamo presentato diversi progetti per l'efficientamento delle strutture e se avete notato ci sono anche dei cantieri in corso che andranno a intervenire in questa direzione. Con voi, allora, mettendo insieme tutti questi pezzi, la dimensione pubblica, quella delle imprese, quella delle famiglie, dare anche degli esempi per il territorio e da qui allargare il perimetro, vogliamo aprire un percorso che permette la diffusione di questi interventi. Marco, Michele, Andrea e Elisa, se non ho sbagliato a segnare i nomi, hanno messo a disposizione la loro passione e si sono resi disponibili per fare un lavoro importante di intervista che adesso ci restituiranno. Gli avevamo dato due obiettivi: capire quali sono gli ostacoli che impediscono alle famiglie di fare interventi di efficientamento energetico, perché vediamo che questa cosa non decolla come vorremmo, nonostante siano disponibili tecnologie e anche strumenti di finanziamento interessanti. Questa era la prima questione. La seconda era quella di individuare le forme e gli strumenti per costruire un percorso di condivisione tra la cittadinanza e l'amministrazione, finalizzato a raggiungere questi obiettivi. Ne sono uscite delle cose interessanti. Non è uno studio ultra specialistico del Luminare che va all'ONU a fare il quadro generale, però ha il pregio di essere molto radicato sulle nostre strade, sulle situazioni concrete di questo paese. Non è altisonante, non è un percorso professionale studiato e basato nei minimi dettagli, ma è un frutto di questo metodo che richiamavo all'inizio di partecipazione. La proposta che ci viene presentata questa sera ha dentro dell'entusiasmo, ha dentro gli occhi che brillano di chi ci ha creduto, ma accompagnata anche da strumenti, da proposte concrete, da tecniche e metodologie che si possono affinare strada facendo. Concludo dicendo che siamo contenti della partecipazione di questa serata. Io qui ho ormai fatto almeno una decina di incontri, qualche volta la sala era piena, qualche volta no. Questa sera abbiamo avuto un riscontro positivo, ci dà anche noi un po' di carburante nel serbatoio per dire che andiamo avanti. E concludo dicendo che compito del sindaco, ma anche degli assessori che sono qui presenti in sala, è di condividerli questi percorsi, di mettersi in una posizione di ascolto, di registrare e poi di prendersi la responsabilità di produrre in atti concreti. Nel bollettino che andremo a presentarvi a fine anno saranno elencate puntualmente anche le richieste che abbiamo formulato ai bandi regionali. Il sottoscritto è andato a Bruxelles sabato, domenica, lunedì e martedì perché c'è la consapevolezza che proprio andando a scoprire i meccanismi di funzionamento di quelle risorse, forse a Sant'Orso riusciremo a portare anche le condizioni necessarie sia all'amministrazione pubblica che anche ai cittadini per poter fare dei passi avanti. Ci stiamo provando con tutto l'impegno e la serietà che sono necessari. Se riusciamo a fare altrettanto, sono convinto che da qua un anno o due avremo degli aggiornamenti con altri filmati, con altre realizzazioni, con dei dati importanti. Grazie.